Uscire. Oggi giornata al computer, vento a manetta, pioggia, siamo a 1300 metri vicino all'agriturismo Safilario, su Filario là. Però neve ne è rimasta ben poca. Notte raga. Virus, bro! Che c'è, Sherry? Guarda là! Che c'è? Guarda lì, che c'è? Guarda lì, che c'è? Ehi! Vieni! Ehi! Dai, su! L'ha pinzato, Sherry, non vuole. Dai, via! Hamburgerino ignorantissimo, vista mare, buon appetito. Ho appena letto una mail che mi ha emozionato molto e come ho già fatto volevo condividerla con voi per riflettere ad alta voce su quanto io a volte sbagli, su quanto dia importanza a messaggi brutti e niente, è una mail veramente toccante che voglio leggervi. Ciao, sono Marco, ti ringrazio infinitamente per il sogno che mi stai donando. Ti ammiro. C'è chi potrebbe dire che sei un vagabondo, che sei fuggito dalla responsabilità che la vita ci impone. Io dico che sei stato coraggioso, invece, e per questo ti ammiro. Io non ho avuto il tuo coraggio, allora, ed oggi non me lo posso più permettere. Forse un giorno, chissà. Studio, laurea, lavoro e finalmente arriva Lucia, con cui sognare e mettere su famiglia. Quell'amore che lo senti a pelle e sai di aver trovato davvero una donna che ti completa. Un'intesa chimica. Non c'è più io e te, solo noi. Va tutto bene, due figli meravigliosi e finalmente la possibilità economica per comprare un camper. Il camper è la tua casa, forse più dell'altra casa di mattoni di cui non puoi comunque fare a meno. Viaggi stupendi in giro per l'Europa con Lucia ed i piccoli. Ogni giorno un viaggio diverso, sensazioni uniche stando insieme a lei senza i lacci della quotidianità. Poi un giorno, un maledetto giorno, quel che succede in un bellissimo film di una storia d'amore vera e profonda si avvera. Lucia ha un dolore strano. Settembre 2013. Era in giardino a piantare i bulbi che avevamo preso nel mercato dei fiori di Amsterdam. Per forza, sei stata inginocchiata tutta la mattina. Ecco perché hai male. Invece, purtroppo, non è così. Signora, lei ha un tumore. Due anni di sofferenze indescrivibili. Tu non devi starle accanto. Tu vuoi starle accanto. Così come devi fare, continuare a far giocare e crescere i tuoi bambini, perché vuoi portare avanti quel progetto di vita iniziale che ora grava interamente sulle tue spalle. Lucia è volata in cielo a luglio 2015. Abbiamo visto la fiammella della sua vita spegnersi lentamente come una candelina in un freddo letto in ospedale, tra medici insensibili e qualche infermiera colma di umanità. Ricordi Patch Adams?
Tu devi andare avanti, non hai più il camper, non hai più nulla di quello che avevi, ma devi andare avanti e farli crescere quei bimbi, che oggi non hanno il ricordo della mamma che sorride perché erano troppo piccoli. Per loro sono solo flebo, cateteri e vomito. E a te resta la nostalgia di quella vita assieme in giro con il camper. Alla sera, quando torno a casa, dopo aver preparato la cena e sistemato tutto, non vedi l'ora di accendere YouTube e partire grazie a quello che i tuoi occhi vedono. Grazie, Iari. Tu non hai idea di quanta compagnia mi doni. Grazie, con tanta stima e riconoscenza. Ciao, Marco. Ciao Marco, grazie per questo messaggio. È veramente molto bello. E i messaggi così mi fanno sentire speciale. Io non faccio niente di speciale, però questi messaggi mi fanno davvero piacere. Mi fanno sentire una persona importante. Continuerò sulla mia strada. E questi messaggi mi danno la carica per farlo più forte di prima. Ciao. Allora, si va a Sassari perché devo ritirare da Giorgio, che ha un bel Westfalia T3 Club Joker, tra l'altro in vendita, quindi se vi interessa potete scrivergli. Oddio, non so dove andare. Vabbè, comunque sto andando a ritirare un pacco molto, molto, molto importante. Moltissimo, cheat. Cosa dire? Che vorrei fare l'unboxing con voi domani. Quindi questo pacco rimarrà nel mio letto qua a guardarmi e io non lo aprirò. E qui devo andare a tuono. Orco 2. Maron! Ho fatto un po' d'acqua, sì. Una, posto. E niente, è un pacco molto importante che aprirò con voi domani e vi dico che è una roba che servirà per il prossimo viaggio che farò, spero a breve. Però dai, domani vi spoilerò un pochettino la mia idea. È soltanto un'idea e potrò dire di averla realizzata solo quando sarò su. E ho già spoilerato. Ciao raga, bella. Ah, una grandissima notizia, bellissima. Da domani la Sardegna sarà zona arancione. Sì, domani zona arancione per la Sardegna. Bellissima idea, penso che sia proprio una cosa meravigliosa. Io sinceramente dopo 4 mesi qui e dopo 2 mesi tra zona gialla, arancione e rossa non ho ancora capito un cazzo di quello che posso fare e non fare. Cercherò di non spostarmi più di tanto. Ovviamente dopo ogni 3 giorni ho bisogno di caricare l'acqua, quindi boh, che poi questa cosa qui serve per distanziamento sociale, eccetera, cosa che io, cioè per me il distanziamento sociale c'è da quando vivo in camper, fondamentalmente, quindi boh, non lo so, vabbè, staremo a vedere. E si va a fare gasolio! Tutto lercio sto Ducatone. Ciao Buco! Come qualcuno di voi saprà, io ho un serbatoio da 120 litri. Era quasi vuoto. Solo che purtroppo non prende il bancomat e quindi ho messo 120 euro, per fortuna che avevo prelevato, se no ciccia. 1,329 è abbastanza conveniente. Qui è molto caro rispetto al Piemonte. Pacco ritirato! Sono caldo nero, ragazzi, sono caldo nero. L'inizio di un nuovo viaggio nasce da questo pacco. In giro per Sassari mi sento abbastanza fuori luogo in una città. Per quanto piccola, è comunque una città. Ho ritirato questo pacco magico che dopo, insomma, vi farò vedere, vi spiegherò che cosa c'è all'interno. E devo fare acqua. Questo deve parcheggiare. Cavolo, quante macchine ci sono? Io non faccio così difficoltà io a trovare parcheggio in genere. Vero, Scary? Siamo in città. Come mai? Dobbiamo fare l'acqua.
Ciao. Trovato il posto per la notte, che è lo stesso di oggi, tra l'altro. Lasciami. Ho lasciato la barra LED accesa. Boiler è partito, così scalda l'acqua, dopo mi faccio una bella doccia calda. Ma tu sai che sono molto vicino al mare. Contenta, Shiri? Sì, siamo vicino al mare. Il mare è lì. Tutto bello. E adesso mi sa che apro il pacco e vi racconto un attimo due cose. Allora ragazzi, unboxing super veloce. Perché sì. Ops, sposto un po' indietro, si può fare questo? Sì. Allora, l'altro giorno ho ordinato questo. È arrivato super velocemente. Bene, chi mi segue da tempo sa che io sono un fotografo e uso Nikon dal 2008, da quando ho iniziato a fare fotografia. La mia passione per la fotografia è nata quasi per gioco. Quando ho iniziato ad andare in bici ho iniziato anche a fare foto. Ho unito queste due cose, fotografia e mountain bike. E bello, se ci ripenso è stato tutto un gran bel percorso. E fino all'anno scorso, anzi 2 anni fa ormai, no. Sì, vabbè, fine 2019, per Natale mi sono regalato una Sony perché volevo dedicarmi di più ai video. Avevo una Nikon D4 che però per i video non era performante. Passare alla D5 voleva dire spendere un sacco di soldi. Sto registrando, sì, vero? Ok, sì. E perciò ho deciso di fare un cambio radicale, passare a Sony. Sarebbe stato un po' un bagno di sangue cambiare tutte le lenti, perché io avevo 50-1.4, fisheye, grandangolo 14-24, 70-200-2.8, 105 macro, eccetera eccetera. In realtà le lenti che uso adesso sono molto poche, però ho deciso comunque di fare questo passo. All'inizio ho preso un adattatore per usare le lenti Nikon su Sony, sulla A7 III. Non so se ho detto che ho preso la 7 III. Vabbè, sto facendo un po' un riassunto di quello che è stato il mio percorso fotografico a livello di attrezzatura. E purtroppo però nel 2017 il 14-24 che avevo, che era una lente molto performante, era un grandangolo veramente spinto, che secondo me non reggeva molto bene il flare, mi abbandonò. Cioè non tanto per colpa sua, ma per colpa mia, perché ce l'avevo, l'ho attaccato male quando mi sono alzato da un metro a terra. Spam! E lì potete immaginare i santi che sono scesi dal paradiso. E quindi niente più grandangolo. Da quel punto ho iniziato a usare un 20 Sigma, questo è l'adattatore marcio per Sony Nikon, che è andato a puttana, e ho iniziato a usare un 20 Sigma 1.8 macro, che all'inizio era un'ottima lente, però poi insomma di botte ne ha prese, quindi ha iniziato un po' ad abbandonarmi. Perciò, quando ho preso la Sony, l'ho presa con il pacchetto con l'85 1.8, che tra l'altro è una grandissima lente, 85 Sony 1.8, super luminoso, super nitido, una bella lente. Poi un 85 fisso ci vuole. E niente, mi mancava un grandangolo. Dopodiché questo l'ho utilizzato abbastanza, però poi appunto mi ha mollato, non aveva più la nitidezza, insomma aveva una resa schifosa, ha fatto il suo lavoro. E allora mi sono regalato una lente. Cosa mi è andato qua? Una borraccia. Una borraccia. E mi sono regalato finalmente il 16-35 2.8, che dovrebbe essere una gran lente. Wow. È veramente tanto che non compro un obiettivo. Wow. Paraluce da 82 mm, ha una lente davanti molto grande. Wow. Oh sì, cavolo. È un obiettivo con una focale che secondo me apprezzerò molto.
insomma, domani ci giocherò per bene. Qui va, ok. Wow. Un po' duro all'inizio. È un bel mattone, cavolo. Beh, anyway, in ogni caso, 85, 16, scusate, 16, 35, 2, 8, tanta roba. Ovviamente autofocus, una bella sberla, pesante, abbastanza costoso, però era un investimento che dovevo fare da tempo. E, insomma, tutto ciò per dirvi che è una lente che utilizzerò molto, non solo per scatti notturni in generale, alle stelle e tutto, ma perché io vorrei tornare entro inizio marzo a Torino, devo fare alcuni lavori al mezzo e vorrei prepararlo un pochino di più per l'inverno, ordinare le gomme, ma soprattutto i chiodi, e perché voglio andare in Lapponia. Ci sono già stato nel 2017, tra l'altro vi consiglio di andare a vedere il video che sarà di qua da qualche parte, di dronate, qualche ripresa fatta in quel viaggio. Ci voglio tornare con più calma, cercare di godermela, stare nel nulla insieme a Shri e godermi la natura selvaggia che la Lapponia offre, la Svezia, forse la Norvegia, non lo so. Soprattutto in questi giorni è una roba che sento molto dentro, sono super carico, ho voglia di fare qualcosa di bello per me, ma anche di portare voi in questo viaggio, con delle puntate giornaliere, un po' come ho fatto qua, come qua in Sardegna. Ovviamente il panorama è completamente diverso e ci andrei a fine febbraio, inizio marzo, quindi inverno pieno. Parliamo di meno 25, meno 30 anche nell'interno, quindi ci vuole una certa preparazione al mezzo per resistere a quella temperatura e dovrei fare alcune modifiche. Ma soprattutto per tutta questa situazione Covid, non Covid, eccetera, eccetera, devo capire se si possa fare, come, se ci vuole il tampone, se non ci vuole... Insomma, devo capire un attimo. Se avete informazioni su come attraversare Svizzera, Germania, Danimarca e Svezia e Norvegia e anche Finlandia magari, ve ne sarei grato se mi poteste dare delle informazioni a riguardo, se ne avete. E niente... Sto ancora registrando? Sì, perfetto, 7 minuti. Boh, direi che il regalo me lo sono fatto. Sì, qualcuno di voi potrà dire che in questo periodo ho avuto delle spese al motore, eccetera, eccetera. Sì, però questo è il mio lavoro. Fare... Insomma, questa è l'attrezzatura che mi serve non solo per passione, perché a me comunque fare foto mi piace, mi diverte, mi... Insomma, è bello, a me piace fare fotografia, fare video, però è anche il mio lavoro, quindi questo mi permetterà di fotografare molto meglio di notte e soprattutto mi piacerebbe fare una serie di foto e video all'aurora boreale. E quindi un obiettivo luminoso con 16 mm di focale mi permette di avere un buon campo visivo e bom. Niente, cosa dire, volevo dirvelo da un po', in realtà l'ho già detto in qualche video, però qui ho ufficializzato un po' la cosa. Non so se sarà fattibile, è un viaggio sicuramente costoso perché in tutto sono 10-11 mila chilometri, quindi partono un po' di soldini, però allo stesso tempo vorrei starci un pochettino. Userò questa settimana per cercare qualche sponsor, chiamiamolo così, così da ammortizzare un po' le spese di viaggio, magari boh, insomma, visto che qualche numero ce l'ho, mi piacerebbe contattare qualche azienda del mondo camper per avere qualcosa legato all'inverno che potrei utilizzare e pubblicizzare. Ecco, un po' come guadagno. In ogni caso, insomma, penso che partirei comunque perché quello che ho speso in 20 giorni quando ci sono andato nel 2017 adesso lo spenderei in 2 o 3 mesi, perché se vado su vorrei starci un pochettino e godermi un po' il nulla che quelle terre offrono. Niente, mi sono già dilungato troppo e spero che questa cosa possa andare in porto e spero di portarvi con me, anzi con noi, con me Sherry che è qua da qualche parte, in questo posto pazzesco. Ciao ragazzi, buona serata, adesso vado a farmi una doccia, a mangiare e a provare il giochino nuovo. Ciao raga, bella!